Ciao a tutti, in questa serie di brevi video cercheremo di individuare alcune soluzioni per migliorare la user experience delle tue applicazioni Android. L'obiettivo dei video è fornire una panoramica sulle principali problematiche e segnalare alcuni consigli pratici, non chiaramente di approfondire in maniera esaustiva i concetti di user experience e UI design. Ci concentreremo principalmente su alcuni pattern consigliati dalla guida ufficiale di Android per risolvere i problemi classici nell'affrontare lo sviluppo e nel disegnare l'esperienza su device mobile. Qui in questa slide vi segnalo alcuni link utili. Troverete molte informazioni chiaramente sul sito di Android Developers, la guida ufficiale di Google per Android, per gli sviluppatori Android. Nello specifico, per gli argomenti che tratteremo, ottimi approfondimenti ci sono nelle sezioni design e pattern. Iniziamo ora con una breve panoramica su alcuni concetti basilari di user experience, partendo dal mental model, che in buona sostanza è il modello mentale che l'utente crea in modo del tutto automatico pensando all'uso che farà della tua applicazione. Ne immagina le funzionalità e il flusso per raggiungere determinati obiettivi. L'interfaccia grafica e la user experience della tua app devono avvicinarsi il più possibile a quello che è il modello mentale che ha creato l'utente nella sua testa. Questa cosa inizia già da quando guarda, vede l'icona nel Play Store. In pratica, il mental model definisce uno schema di azioni dalle quali l'utente si aspetta dei feedback e di raggiungere determinati obiettivi. Ecco che diventa di assoluta importanza determinare con precisione quali sono gli obiettivi dell'utente nell'utilizzare la tua app. Un'applicazione che fa benissimo le poche operazioni per la quale è stata pensata funziona meglio di un'app che fa in modo più o meno sufficiente molte operazioni. Spesso nel disegnare l'esperienza per le mie applicazioni mi affido a quelle che vengono chiamate le user persona, ovvero dei profili fittizi di persone reali che potrebbero utilizzare l'applicazione. Nome, cognome, età, cosa fa nella vita, abitudini e passioni. A questo punto sarà molto più facile e concreto mettere a fuoco l'obiettivo che si pone questa persona nell'utilizzare la nostra app. Chiaramente limitarsi ad un solo profilo aiuta in fase iniziale. Se gli use cases della nostra app aumentano e aumenta la complessità, si preferisce utilizzare 3-4 profili per monitorare meglio e prevedere meglio i diversi use cases. Questo è un consiglio pratico quando si parte a progettare un'applicazione Android. Probabilmente è una delle cose più dure da digerire per un programmatore. Vorremmo tutti buttarci subito a capofitto nella programmazione, percepire i risultati, reali dei nostri sforzi su codice nel dispositivo. Però, con l'aumentare della complessità dell'app, se la fase di progettazione non è stata affrontata in modo opportuno, incontreremo grossi problemi. Il consiglio che do è di utilizzare dei wireframe e dei mockup. Spesso questa cosa viene sottovalutata, ma avere uno schema chiaro e altamente fedele al risultato che si vuole ottenere ti aiuterà a scrivere codice migliore ed evitare di fatto un refactoring dispendioso in alcuni casi. Quindi riproduci tutte le viste della tua app, sperimenta i vari flussi delle operazioni e magari itera questo progetto riproducendo l'esperienza utente. Ok, una volta che hai il tuo wireframe, non è finita qua. Se stai pensando che ti puoi mettere a scrivere la prima activity per la tua app, in realtà si può fare un'ulteriore cosa, degli user test reali con degli utenti reali. Si fa testare i wireframe, il flusso che si è pensato ad utenti reali. Se ti stai chiedendo perché questa operazione è necessaria, beh, in buona sostanza un buon motivo potrebbe essere quello di evitare di stravolgere la logica della nostra applicazione perché magari gli utenti non afferrano bene alcuni componenti per come li abbiamo pensati noi all'inizio. Quindi
in modo abbastanza semplice, si forniscono le varie viste agli utenti e si fanno eseguire determinate operazioni senza guidare l'utente nello scorrere il flusso, senza correggerlo continuamente, e di solito 5 test sono più che sufficienti per individuare delle criticità. Per i test puoi utilizzare uno dei tool segnalati nell'articolo, ricreare i tuoi flussi utilizzando dei semplici fogli di carta o dei post-it, o creare una semplice demo della tua applicazione. Demo molto veloce, o anche utilizzare i classici tool di prototipazione come Balsamiq.